Buon pomeriggio, eccoci nuovamente per la puntata del giovedì di Linea Diretta. Vi ricordo intanto il nostro numero per chiamarci allo 055 8946 444 per porre domande ai nostri ospiti. Il nostro primo ospite di oggi è Alex Bitetti. Grazie per essere qui. I Grazie a te di nostri avermi invitato, come sempre. Telespettatori sotto stanno leggendo la moda come mestiere. Ho fatto mettere un po' questo titolo, no? Per in qualche modo presentare anche la tua figura, perché effettivamente tu già da ragazzino piccolissimo hai scelto una strada particolare. All'epoca era ancora più particolare, nuova, innovativa. Era ancora per pochi, È diciamo. ancora per pochi intimi e hai scelto appunto di fare moda, ma in maniera diversa, particolare, non realizzando capi, ma Da dietro le da dietro quinte. le quinte, esatto. Diciamo che la moda è una passione che uno ha nel DNA, penso, e comunque il buon gusto, le belle cose o ti piacciono o non ti piacciono, insomma, una cosa bella è realmente oggettiva, non è soggettiva. Quindi penso che la moda sia veramente un ambiente molto bello, che ha una grande comunicazione, soprattutto nei confronti delle persone che ci vedono, perché comunque l'abito fa il monaco. Io penso che quando uno vuole essere se stesso deve essere comunque comodo nel vestito che porta, e quello che porta è quello che vuol comunicare alle persone. Quindi quando tu vedi tanti creatori di moda che hanno un grande estro nel creare abiti per qualunque gusto, per qualunque persona, pensi che veramente sia un mondo magico. Quindi aver avuto la fortuna di lavorare con questi creatori di moda, fornendogli come dico io, la cornice, perché chiaramente un manager che fornisce modelli e modelle gli dà, diciamo, l'essenziale, il più lo fa lo stilista. Io sono colui che cerca di trovare ragazzi o ragazze che possono star bene in quel vestito che lo stilista crea. Quindi ecco il mio dietro le quinte, fornire quel pezzo mancante che lo stilista cerca. E tra l'altro tutto questo avviene in un'altra cornice particolare che è la sede, La nuova sede la nuova che sede della sua agenzia, che è davvero magica. Prima parlavi di magia, è un castello questo. Eh sì, è un castello del 1800 che ho avuto la fortuna di avere come nuova sede. È stata una ricerca ambiziosa, ma che stranamente dietro l'angolo ho trovato, perché comunque è a mezz'ora da Prato, dove avevo la storica sede in centro, che ho chiuso. E chiaramente avere la fortuna di vivere in un ambiente comunque a stretto contatto con la natura ti fa anche riassaporare i valori delle materie, quindi dalle materie prime, come se tu pensi, molti dei tessuti sono fatti. Quindi a parte questo, è una sede che ti fa lavorare meglio, ti fa vivere meglio, oltre che il prestigio che ha chi viene a E trovarci. spesso fa venire anche delle idee, no? Assolutamente, Migliori, diverse, assolutamente. più particolari. Certo, lì si può inventare ciò che si vuole, diciamo che niente è scontato. Non è una città che comunque ti offre tanto, ma quello è abbastanza difficile trovare qualcosa di nuovo in una città che ha già tanto. In una cittadina come Montepiano, comunque fresca, con questa natura veramente disarmante, perché la natura di queste zone è disarmante, avere la fortuna di vivere a Villa Sperling diciamo, ogni mattina ti alzi con la voglia di fare qualcosa, di inventarti qualcosa, da eventi a feste, ma non solo, anche semplici scampagnate con gli amici. Magari invece di portargli i nuoi clienti in qualche ristorante super stellato di Firenze, li porto a fare una bella passeggiata e forse la giornata ha un altro sapore. E tra l'altro proprio da lì, proprio da Montepiano, a pochi passi tra l'altro da questo castello, da Villa Sperling, è nata un'idea per Sì, un'azienda, sì. insomma, quindi anche per un Sì, catalogo. è stata un'idea buttata lì, simpatica, che poi ha preso piede. L'azienda è la Bob Company di Prato, azienda oltre che molto brava, ma anche amica
mia storica. Quest'anno volevamo dare un vero tocco di stravaganza al marchio, che nasce come stravagante. Forse diciamo alcune mie idee in passato l'ha resa molto classica nel quanto riguarda i servizi fotografici, ma l'idea del titolare di provare a chiedere ai personaggi diciamo della vita quotidiana di Montepiano, quindi dal pastore che fa le alle pecore, al barista che è al bar o ai signori sessantenni, settantenni che giocano a carte, di indossare questa collezione e farsi fotografare nella vita quotidiana. Questa idea è stata accolta a pieni voti, è piaciuta a tutti e ci siamo ritrovati sui quotidiani nazionali, nonché emittenti importanti nazionali televisive, per questa idea del pastore che si veste per un giorno da modaiolo. Siamo reduci anche da Pitti, è passato del tempo, ma insomma un mese e mezzo, un mesetto. Pitti ha anche dei forti strascichi, perché comunque è, diciamo, la rassegna più importante, in ancora più importante, sì. E ce la teniamo ben stretta anche a Firenze, sì. Tu ovviamente hai partecipato a questa con i tuoi ragazzi, sì, infatti vedo le e foto anche le tue dei ragazze, miei modelli, perché avete aperto le porte anche alle donne. Sì, non perché sembrava discriminatorio da parte mia, no, diciamo che con l'esperienza che ho visto in questi anni con i ragazzi si lavora un po' meglio per quanto riguarda la disponibilità di tempi, organizzarsi. Le ragazze, ahimè, cuor di donna, sono sempre un po' più, giustamente come le chiamo io, un po' più pittime nello sapersi organizzare nei lavori. Comunque no, ben felice di avere un'agenzia a tutto tondo. No, diciamo che Pitti Uomo è stato quest'anno, credo, ma già da un paio d'anni sta riprendendo il potere che aveva a livello mediatico, a livello di aziende che investono in questa grande manifestazione storica che dà i suoi reali frutti, cioè nel senso porta visibilità, clienti, internazionalità, quindi non è minimamente una fiera legata solo al territorio toscano, ma è una fiera veramente che ti fa conoscere nel mondo, come era e come lo è tuttora. Tu hai presentato appunto i tuoi ragazzi e le tue ragazze a marchi prestigiosi, li abbiamo visti passare adesso, sì, alcune Gio, immagini Pepe, cui sono... sì, ecco, che sono comunque legati a te da molto tempo, perché la tua agenzia... Ormai siamo a 16 anni, sono troppi. Però ecco, ripeto, tu eri giovanissimo, sì, sì. Quindi avevo insomma, 16 anni, sai, facevo il PR, insomma, se ti ricordi. Sì, esatto, sì. Esatto. Com'è cambiata anche la moda, ma anche la ricerca dei modelli e delle modelle negli anni? Beh, diciamo che ogni azienda ha il suo canone, non esiste, la famosa stereotipo non esiste più da anni. C'è, diciamo, la taglia di campionario, che normalmente è 48-50 per le aziende un po' più commerciali, per quelle un po' più, diciamo, alta moda si può arrivare anche alla 46 da uomo, quindi ragazzi molto magri, molto longilinei, molto efebici, ragazzi che rispecchiano chiaramente quello che ha in testa l'azienda nel proporre il proprio abito, perché, ti ripeto, il modello viene scelto in base all'abito e quindi a che cosa ha in mente lo stilista. Quindi non vuol dire che un ragazzo sia bello, vuol dire che sia giusto per un'azienda. La bellezza è totalmente soggettiva per le aziende. Mentre per i ragazzi che scelgono di fare i modelli, che cosa è cambiato? Come è cambiata anche la mentalità, insomma? Lo si fa veramente per mestiere o lo si fa, diciamo, anche per hobby? Diciamo che vedo negli anni che i ragazzi hanno capito che realmente è un lavoro, quindi io col passare dei casting che facciamo di anno in anno, i ragazzi si presentano sempre in maniera più seria, più normale, come andare a fare un colloquio per fare un cameriere o per fare il commesso. Sanno che comunque è un lavoro dove le aziende investono, pagano, e quindi chiaramente un ragazzo deve essere idoneo nel capire, cioè ben convinto nel capire che è un lavoro e non un divertimento solo perché magari l'ambiente è più facile o più bello. Quest'anno è andata tanto di moda la barba e baffe. Ti hanno richiesto? Ne abbiamo impiantate tra poco le barbe, cioè io ho il cassetto con le barbe adesive. No, diciamo che la barba ha reso l'uomo più uomo, è tornata la richiesta dell'uomo macio, l'uomo più trascurato, trasandato, l'uomo che si prende meno sul serio, o meglio no, si prende sul serio senza mettere in vista l'estetica ma la testa. Quindi
lasciamo perdere poi le barbe super, super rifinite, secondo me non parlo di quello, io parlo di uomini che la mattina si devono alzare senza guardarsi allo specchio, uomini che sanno chi sono senza dover considerare l'estetica una parte fondamentale del loro essere. Abbiamo visto poco fa una bellissima foto che ti ritrae insieme a Lori del Santo, perché sei particolarmente legato a questa attrice. Lei, oppure anche, come vedevo, Francesco Monte, Cecilia Rodriguez. Ho avuto la fortuna di lavorare con questi personaggi non solo come manager, ma anche forse fondamentalmente più per un rapporto di amicizia, di stima. Sì, sono persone come le vediamo, che, e realmente come le vedi e come sono. Cioè, tanti mi chiedono ma com'è Tizio, ma com'è Caio. Realmente la maggior parte delle volte i personaggi sono molto... Così, sì, veri, così come ecco, li vedi. Di come immaginiamo. Lori soprattutto, sì. Questo abbiamo anche la percezione quando la vediamo nelle interviste. Sì, com'è, insomma, com'è. A volte forse anche troppo vera, insomma. Sì, assolutamente. Ah, che bella questa foto con Patrizia Pepe. Sì, lei è grande donna che quando prende i nostri ragazzi mi fa veramente felice, perché sono aziende del territorio e quando lavori fuori è un conto, ma quando lavori con aziende di casa tua è più gratificante. E qual è la differenza? Perché è più gratificante? Che si aspettano di più. Sì, questo, che si aspettano di più, nel senso che non vuol dire che un'azienda di casa non abbia le stesse richieste e quindi tu ci possa, fra virgolette, giocare. Anzi, te la giochi ancora di più, perché comunque un'azienda importante come loro adesso, ormai da anni, è veramente corteggiata da qualunque agenzia, ambienti pubblicitari, quindi nel senso... Avere la fortuna che alcuni lavori riusciamo a tenerli qui in casa nostra vuol dire che comunque sei riuscito a essere all'altezza di tante agenzie di Milano o di Roma. È nata anche una nuova collaborazione che già avevi, ma mi sembra di aver capito prima fuori onda periodo, che c'è stato un incremento insomma, di questa collaborazione con le trasmissioni di Paolo Bonolis. Sì, diciamo che le sue trasmissioni sono sempre un cult, dai reality, dai talk show a Ciao Darwin, che comunque oltre che essere divertente ha lanciato molti personaggi. Anche perché io credo che in Italia sia uno dei presentatori più bravi, sì, più colti, più preparati, assolutamente, Paolo Bonolis. Assolutamente, anzi quando poi prima infatti parlavamo in privato dei festival, penso che il suo sia stato il più divertente, spumeggiante e con tanti momenti seri veramente che lui è molto riflessivo e molto concettuale come persona, non è banale. Anche se sembra il mattatore continuo pazzo della televisione italiana, invece no, quando fa le cose serie, se tu ti ricordi anche il programma che faceva Il senso della vita, le interviste migliori sue sono state in quel programma, a differenza di tanti programmi che vogliono essere seri e poi alla fine si finiscono in... Certo, comunque sì, mandiamo ragazzi lì. Tu, ecco, in che senso c'è questa collaborazione? No, noi abbiamo i Bellocci che magari a loro possono piacere per alcuni programmi che lui fa come Ciao Darwin, o magari gli aiutiamo nel nostro piccolo, nel nostro possibile a vedere i nuovi concorrenti per il programma Avanti un altro, che comunque sono sempre dei piccoli personaggi, sì, anche concorrenti di questi programmi, hanno sempre qualcosa comunque da raccontare, qualcosa di particolare, insomma. Sì. Quindi immagino anche lì andate a scovare, sì, no? Anche in maniera a volte insolita. Sì, perché magari ci sono persone che fanno lavori normali, che fanno una vita normale, che non si rendono conto magari con quella battuta, quella loro simpatia, possono risultare davanti al piccolo schermo, nel piccolo schermo, personaggi autentici, veri e con qualche marcia in più. Alex, si è parlato del lavoro come è cambiato, della moda come è cambiata, della richiesta anche delle aziende come è cambiata. Tu come sei cambiato in questi anni? Invecchiato. No, diciamo però, se mi riguardo il personaggio un po' più stravagante che ero anni fa, adesso mi sono molto ridimensionato, perché capisci poi che il personaggio lascia il tempo che trova. Come io ho sempre preso come esempio Renato Zero, lo stravagante che era prima non lo è più ora e adesso è più concettuale. Eppure la persona è la stessa, però negli anni cambia ciò che vuoi, ciò che la gente vuole. Quindi ho imparato, non è brutto dirlo, a adeguarmi più all'ambiente che è il mio lavoro e quindi a saper aver trovato il mio ruolo senza più strafare come l'adolescenza a volte ti fa fare. Vabbè, però insomma serviva anche quel percorso per arrivare fin qua. Sì.
qualche sogno nel cassetto che ancora non hai realizzato? Tanti ne hai realizzati, qualche desiderio, comunque qualche programma che hai in testa, insomma, da realizzare, qualche sogno? Allora, diciamo che ho avuto la fortuna di toccare più aziende, più settori, più ambienti, televisione, moda, quindi diciamo ho visto molte cose, quindi penso di essere molto fortunato. Penso che il sogno che avrei è che questa fortuna rimanga così com'è. Penso a volte chiedere troppo è sbagliato. I sogni sono belli finché durano, io ne ho realizzati tanti, quindi penso il sogno che avrei è che tutto rimanga com'è senza chiedere altro. Devi qualcosa anche ai tuoi collaboratori, cioè hai collaboratori? Sì, naturalmente ne ho due, spero che durino per tanto tempo, e sono Marco e Claudio, Marco De Paoli e Claudio Parisi, che sono due ragazzi, un ragazzo si occupa del reparto commerciale delle aziende moda e l'altro si occupa del settore eventi, mondo della notte, eccetera, e sono due persone con cui mi trovo molto bene, sai, avere a che fare con me non è proprio facilissimo, non ho proprio un carattere facilissimo. Però diciamo, come si dice, se chi mi sa prendere, chiaramente, come si dice, se non vuoi essere morso, pettina il gatto nel verso giusto. No, comunque no, ho questi collaboratori, ho un fotografo molto bravo, si chiama Mirko Rossi, Fiorentino Doc, che si occupa della parte foto, eccetera, cataloghi, pubblicità. E poi ho una ragazza, stranamente, in agenzia, che si occupa dei social, che è Camilla Gualtieri, che lei si occupa del nostro Instagram, Facebook, tutte le... Ecco, i social che hanno cambiato tanto. Ahimè, ho passato nottate intere a aggiornare Instagram e Facebook quando non ne vedevo l'esigenza immediata, invece così è stato, ho dovuto star dietro a questo come se fosse veramente un lavoro di un'azienda che mi chiede dei modelli o delle modelle. Quindi sì, social oggi essere al tempo, cioè nel senso pronto, far vedere quello che fai, dove sei, dove ti trovi, oggi la gente con questi social è diventata ancora più curiosa, e quindi se tu vuoi che siano ancora più curiosi di te, devi continuare a fornire materiale. Insomma, viviamo su quello. Fra un po' mi farò le foto in pigiama la mattina quando mi alzo. Qualcuno già lo fa, anche peggio. Beh, insomma, tutto questo poi alla fine ci daremo tutti una calmata. Io penso che ci sarà un reset, sì, come la moda dei fashion blogger, insomma, bravissimi, ma penso che poi si tornerà ai veri, non perché non sono lavori seri, assolutamente, però sai, mettere a paragone un fashion blogger con una giornalista che ha studiato anni per essere giornalista di moda e si ritrova accanto un fashion blogger, ma ha una sfilata di 20 anni meno, io questa cosa ancora non ti ripeto, capisco il mercato, capisco l'importanza, capisco il potenziale di questi fashion blogger. Sì, però, ma in tutti i settori è così, però visto che forse comunque, va ridimensionato visto, un po'. Io allora a questo punto farei una laurea di fashion blogger, visto che per fare il giornalista ci vuole una laurea, devi farti, come si dice, un mazzo tanto per essere giornalista. A questo punto, se tu vuoi essere un fashion blogger, diciamo con un titolo reale, che venga fatta una scuola, un percorso scolastico, dove si concretizza veramente che ha delle qualità dalla A alla Z, come ha fatto un giornalista. Certo, ma questo lo trovo davvero molto saggio, insomma, realistico. Più passano gli anni, più divento bigotto, è un po' strano. Ecco. si invecchia. È la vecchiaia. No, dai, sei vecchio te. Dicevi appunto, ora hai anche delle modelle, qual è il tuo rapporto? E sono molto contente, perché tante ragazze lavorano per me, ma io ti volevo conoscere, sai, ma a parte il personaggio, diciamo il manager, diciamo con altri gusti, che a cui le donne non danno noia, come ci sono le leggende dei manager con le modelle, con le attrici, insomma, storiche. Le modelle si sentono un po' più rassicurate a lavorare. No, è una battuta, sto scherzando. Però diciamo sì, c'è questa ammirazione nei miei confronti per non essere stato sempre deciso di non voler a che fare con loro, ma non, ti ripeto, per un fatto solo professionale, per un fatto di scelta. E ora queste ragazze mi vedono un po' come fratello maggiore, si confidano, mi chiedono cose. Quindi no, bello, bello, riscoperto nelle nuove giovani del cervello. Ecco, mi ero un po' allontanato da questo perché, sai, molte delle ragazze
che si avvicinano a questa, sono un po' superficiali, ma non solo anche i ragazzi, certo. Cioè anche i ragazzi spesso si avvicinano a questo ambiente, come dico io, perché non hanno voglia di lavorare. Cioè io sono molto un ragazzo che vuol fare il modello e la mattina si alza all'una con l'idea io faccio il modello, perché secondo me non c'è voglia di fare niente, perché tu puoi fare il modello e il cameriere nello stesso tempo e contribuire a te stesso senza illuderti. Quindi le ragazze no, mi stanno dando nuova fiducia, sono intelligenti, sveglie, preparate e non mettono al loro primo piano il loro aspetto estetico. Questo gli è piace molto parlare. Ecco. Bene. Canale. C'è un canale YouTube che tra poco in forza, partirà, diciamo, sì. Insomma, è un sogno anche questo. Diciamo, sì, questo è un sognettino che i miei colleghi mi spingono a fare e penso che a breve si realizzerà. Sarà un canale che si chiamerà Alex Model Channel e sarà fatto di piccole interviste di personaggi televisivi, ma non interviste vere e proprie, come lungi da me togliermi il cappello con ma te, perché? Però no, ti dico, però saranno 10 domande piccanti, saranno 10 domande che diciamo andranno a colpire questi personaggi che meno male conosco, quindi posso permettere di fargliele, quelle 10 domande che nessuno gli ha mai fatto. Ecco. E quindi vediamo. E ci pensa Alex. E vediamo cosa verrà fuori, vediamo cosa verrà fuori da questo. Poi ci farai sapere, insomma. Assolutamente. No, tu sarai uno di questi. No, dai, pensi? Io, come no? Tu sei uno dei personaggi più famosi, non voglio dire storici perché sennò ti potremmo scherzare, più famosi della televisione toscana, quindi nel senso sappi che ti tocca. Felicissimi telespettatori. Alex, Villa Sperling veramente a me ha affascinato, ci siamo messaggiati un po' di tempo fa, mi ha detto guarda ti devo far vedere, ti devo dire una cosa bellissima. Perché ero poi indeciso, sì, ho chiesto a tutti gli amici. Una meraviglia, sì, davvero. Anche questo ti ha comunque contribuito ad aiutarti e come dicevamo prima anche a darti nuove idee, nuova... Sì, perché sai, sono un po' tornato alle origini comunque, io sono nativo di quei posti, quindi sì. Poi alzarsi la mattina in un posto così pulito, familiare, ma poi ti ripeto, dove non c'è niente di costruito, è la natura incontaminata che ti dice fai di me ciò che vuoi, quindi sì, mi carica tutti, essere lì carica veramente tutti, le persone che vengono... Ecco, chi viene... Rimane senza parole, dice si fa un po' di curve, ci arriviamo qui, vediamo sto posto, dice non pensavamo che esistesse un posto qui vicino a noi così... medievale, io direi, perché è una villa inglese dell'Ottocento che ha una struttura non proprio toscana, perché chiaramente le ville da noi sono molto medice, sono uno stile ben preciso. Questa è una villa che venne costruita da Maria Enrica Sperling nel 1840-1850 e diciamo è un po' fuori dal comune, tutta a sassi con queste persiane azzurre, diciamo un po' sì inglese. Quindi sì, no, lavorare lì ti fa respirare l'aria di storia, di natura, di pace. Quindi sì, penso che quello che emoziona me emoziona anche chi viene. Ecco, quindi in qualche modo anche la moda ti ha portato poi alla storia, a riscoprire della storia. Assolutamente, sì. Un po' come ha fatto Brunello Cucinelli, infatti tutti mi fanno, hai fatto un po'... Sì, ma tanti stilisti, ma infatti tanti stilisti hanno... posti un po' isolati, Ermanno Cervino su per Fiesole mi sembra, sì. Insomma hanno molte aziende, hanno ritrovato nella natura, nello storico la loro identità e ci hanno fatto la base. Brunello Cucinelli ha preso un borgo intero e ci ha fatto la propria sede, la propria struttura, la propria azienda. Forse per trovare un po' anche... Tornare alle origini, sì, un equilibrio. La natura comunque fa sempre bene. Dove sei, vedi anche quante aziende fanno grattacieli in centro a Milano con il giardino sul tetto. Cioè la natura è qualcosa che veramente l'essere umano la richiede. Dalle cose più moderne, la piscina banale del relax, a tanti giardini interni, a palazzi modernissimi. Quindi penso Dubai è un esempio incredibile. Quindi la natura è una cosa, secondo me, essenziale per vivere meglio. Verremo a trovarti anche con le nostre telecamere, perché insomma dobbiamo scoprire anche noi questo pezzo di storia. Quest'estate faremo un po' di eventi, faremo spero di fare un... non me ne vogliano quelli della Versiliana che sono l'apice del caffè La Versiliana, ma vorrei creare qualcosa del genere, un caffè degli appuntamenti quotidiani con dei personaggi che parlano, si raccontano
se stessi. Perché no? Anche perché in quel territorio, insomma, è bene che torni anche. Sì. Ai tempi la chiamavano Montepiano la perla dell'Appennino, speriamo che torni a essere il gioiello dell'Appennino. Assolutamente sì, noi ce lo auguriamo, ma sappiamo, insomma, qualcosa stiamo muovendo, piano piano. Grazie Alex per essere stato qui con noi. Noi ci vediamo insieme alla pagina del Meteo, poi consigli pubblicitari, saremo di nuovo qui, stavolta per parlare di carnevale. A dopo. Che Alex, carina, che è stata proprio carina, vero? Brava, io me la sposerei.